caro Parenzo, è da un po' di tempo che volevo farlo, ma l'ho chiamato negli Stati Uniti. Chi hai chiamato? Dopo tantissimi anni, non mi ricordo nemmeno quanti anni, parlammo addirittura l'ultima volta che fu in collegamento con noi, parlammo della vicenda, pensa, Giannino, la vicenda di Oscar Giannino. Dunque ti parlo ormai praticamente di quasi 10 anni fa. Dagli Stati Uniti un grande, perché io posso essere in disaccordo con alcune cose, non con tutte, con alcune cose, però mi piace quando uno dice le cose che pensa, senza problemi, senza filtri. Il professor Michele Boldrin, buonasera. Ride. Intanto che ore sono, amico mio, lì dove ti trovi tu? 1:02 PM. Post meridium. Che non vuol dire quella cosa che pensate voi e che non si può dire. Voi veneti, Parenzo è veneto, no? Sì, Parenzo di Padova. No, io non ho pensato niente di tutto questo, non so neanche che cosa. Allora, il professor Boldrin, che è tornato da poco su Twitter, vuol dire che è notte sostanzialmente. No, sono che notte, rincoglionito, è giorno. PM, testina, ho appena finito di fare lezione. PM, scusa, le ore 13. Allora, professor Michele Boldrin è da tanto tempo autore di un hashtag che è Putin War Criminal, cioè Putin criminale, sì, di guerra, mi sembra giusto, che è una mi cosa molto corretto. Parenziana, diciamo, nel nostro ambito, una cosa molto parenziana. È un dato di fatto. E allora, no, è un dato di fatto, non è parenziano o boldriniano. Probabilmente è così, adesso non so, diciamo, probabilmente è così. Però voglio capire una cosa: come giudica, domanda molto semplice questa qua, come giudica il fatto che in Inghilterra e in Francia il signor Zelensky sia stato, come dire, accolto a maggioranza, opposizione, osannato come l'eroe della resistenza, mentre in Italia 2 minutini, che per me era sbagliato farlo, sì, perché era una puttanata farlo, 2 minutini a Sanremo non gli sono stati concessi, sicuramente perché qualche politico ha messo bocca e comunque c'era una divisione politica. Come giudica questa cosa? Una cialtronata o sono troppo tenero? Eh sì, cialtronata è troppo tenero, ma è la vecchia storia, ma sai, è molto semplice. Ti ricordi con chi stavamo noi nel 39? Con chi stavamo? Con la Germania, sì, con la Germania. Con i tedeschi. Ma sono quei nazisti, no? Sì, beh, che certo. Ci siamo stati fino al 43, no? Nel 43 sì. Quando è che abbiamo cambiato idea? Quando ormai la situazione era drammatica, diciamo, quando ci stavano menando, allora sì. All'improvviso ci siamo svegliati una mattina un fascista, criminale di guerra, assassino, tal Badoglio, forse è caso di ricordarci, signor Badoglio era il capo di Graziani, era quelli che hanno gasato gli africani per prendere il posto del sole, per abbronzarsi. Precisissimo. Ecco, il tal Badoglio è diventato eroe nazionale perché ha tradito, fascista di merda che era, ha tradito il suo capo e gli ha detto, ma ascolta, adesso comandano gli altri, sono più forti loro, quindi sai, scusami, ma passiamo, noi abbiamo cambiato opinione, passiamo dall'altra parte. Però non è successa la stessa cosa adesso. Anche un gruppo più o meno noi adesso, siccome non c'è proprio ancora la guerra guerreggiata che ci coinvolge direttamente, cominciamo a capirci, perché allora come ora c'è stata della gente in Italia che stava dalla parte giusta e ha pagato il prezzo. Sì, però noi non siamo dalla parte di Putin, tutt'altro. Come no? La maggioranza degli italiani sta parzialmente dalla parte di Putin. Nella seguente forma. Dopo vediamo la Meloni. La maggioranza degli italiani sta praticamente dalla parte di Putin e lo sta nella forma pilatesca classica del paese. Cioè? Ma io non sto con Putin. Putin è brutto e cattivo. Però sti ucraini potrebbero anche arrendersi. Che cazzo gli diamo le armi? Tanto perdono lo stesso, sono più deboli. Quindi arrendetevi e così non c'ho più le brutte notizie. Ma il capofila, al di là dell'opinione pubblica, che è importante perché l'opinione pubblica sicuramente conta, ma quali sono i capofila di questa, secondo te, di questo partito filo putiniano? Sono moltissimi, sono i tre quarti degli intellettuali televisivi, intellettuali tipo? Per dire, cioè di quelli che straparlano in televisione. Cioè Telese, per esempio, un Telese. Telese che lui dice sì, Putin è brutto e cattivo, però... Cosa diamo a fare le armi? Dando le armi alimentiamo la guerra. C'è questo bellissimo argomento idiota. Cazzata. Dando le armi alimentiamo la guerra. Bravo, se non dai le armi a questi per difendersi, alimenti l'oppressione e lo schiavismo e permetti a uno che vuole rifare di fatto il Medioevo, perché voi dovete capire la domandina che qualcuno dovrebbe farsi. Sì. Supponiamo che gli ucraini smettono di combattere.
vengono massacrati. Esatto, adesso c'è la nuova offensiva, li distruggono, ne ammazzano 150.000, finiscono di distruggere le città che non hanno distrutto, e vince, pianta la bandierina Putin rossa, blu e bianca a strisce come orizzontali, ha già fatto altrove, come ha già fatto altrove. Bene. Secondo voi poi cosa succede? Allora, un po' 5-6 milioni di ucraini sono scappati, disgraziati, in giro per l'Europa, sì, reietti. Gli altri circa 40-38 milioni rimangono lì. Allora, cosa fanno? O diventano servi della gleba, letteralmente servi della gleba, sì, ok? O faranno il terrorismo e la resistenza, perché è casa loro. Quindi avrete una Palestina, che già abbiamo un dramma causato da noi europei in Palestina, che dura 70 anni e non finisce più, e che è andato radicalizzandosi, estremizzandosi nelle forme che conosciamo adesso, da cui non si riesce più a cavare un ragno dal buco, anche per responsabilità nostra, per l'incapacità di riuscire a trovare una soluzione. Ma tu dici che molti conduttori televisivi, molti conduttori televisivi e molti opinionisti che stanno in televisione, che vanno nei talk show e che formano, secondo te, l'opinione pubblica italiana, secondo te tu sopravvaluti questa cosa qua, ma comunque sono di fatto filo putiniani perché sono a favore di una pace generica e non sanno che cazzo dire, e non sono, diciamo... Giuseppe, certo che sì, ma mica sono tutti deficienti, cioè basta avere l'IQ di 80, che c'erano anche le galline, a capire che se la posi di fronte a una roba del genere, la posizione che prendi... ma no, però insomma non bisogna andare a quella, quel deficiente, che ne so, Landini per esempio, Landini per esempio, un Landini, quello è capo della CGIL, non so cosa vi ha detto specialmente Landini, vuole fare una manifestazione per la pace contro la guerra, a favore, bravo, anch'io, io voglio fare una manifestazione per la pace, per la ricchezza, per la bellezza, per la vita eterna e la felicità totale e assoluta di tutti, anche dei granchi, di seminare sti cazzo di granchi che camminano pure indietro, disgraziati, facciamo una bella manifestazione di massa indetta dalla CGIL, dove canterà Povia canta? Sì, Povia ancora canta, sì, ancora canta, e quella e sua moglie faranno i balletti, e in cui proclameremo la felicità universale. Dunque, tornando a Zelensky, impediscono la felicità universale. Tornando a Zelensky, chi sostiene che Zelensky sia anche lui un dittatore? Qualcuno dice addirittura un cocainomane, qualcuno dice che sopprime la libertà, che sia un fantoccio degli americani. Qualcuno ha detto, qualche parlamentare italiano, quindi no, che parlamentare no, però, no, nessuno, però filo putiniani che dicono cose del genere ce ne sono parecchi sul web, tu lo sai benissimo. Dice Putin che non si fa. Allora, a parte questo, allora, uno che sia cocainomane non lo so, e se lo fosse me ne frega meno di zero. Sì. Anche Mick Jagger, esatto, cocainomane dichiarato, ma sì, anche Mick Jagger è pure simpatico, sì, che appunto andasse a fanculo. Punto numero uno. Punto numero due, non mi risulta che sia un dittatore, non mi risulta proprio, mi pare che sia stato eletto. Beh, ha eliminato qualche partito politico, l'ha fatto fuori, ha messo fuori legge dopo che sono stati invasi, esatto, ha messo fuori legge due micropartiti filo Putin, insomma, adesso scusami, davvero, cioè, voglio dire, ragazzi, c'è uno stato di guerra in Ucraina, criminale di guerra, quando tu dici Putin è criminale di guerra, scusami, tornando al punto, quando tu dici Putin criminale di guerra, però non è che sia, no, ma certo, va bene, sicuramente, per carità di Dio, però posso dirti una cosa, non è che nel passato ci siano stati, nel recentissimo passato, dei presidenti di stati democratici che non si sono macchiati di gravi crimini, bombardamenti, eccetera. Hai ragione. Allora? Voglio dire che non è che la storia va sempre, cioè ogni tanto sceglie i suoi nemici, valutando l'invasione di un paese ha invaso un altro, quindi nulla, cioè secondo te Israele è uno stato criminale? Israele è uno stato criminale, quello che fa in Palestina? No, Israele non è uno stato criminale, te lo spiego, perché non mi pare che sistematicamente e necessariamente persegua una distruzione massiccia sistematica del popolo palestinese, mentre l'atteggiamento di Putin, le scelte, la maniera in cui stanno facendo, avrei potuto fare la guerra in una maniera che non li trasformasse in criminali di guerra, avrebbe potuto per esempio evitare di bombardare sistematicamente usando migliaia di missili abitazioni civili, le case, gli ospedali, avrebbe potuto fare a meno di radere al suolo Mariupol, avrebbe potuto fare una guerra, che è comunque guerra, uccidere i soldati, ho capito benissimo, però scusa, la Meloni, tornando alla Meloni, quando decidi, sì, ma hai fatto la domanda, rispondi. Io su Israele ho una posizione criticissima, lo sai, quindi non è che io sono uno di questi, se no Israele c'ha sempre ragione, tutto perfetto, per niente, credo che sia un disastro, credo che sia colpa nostra, credo che Israele, questo governo Israele faccia francamente, politicamente, abbastanza schifo e sia pericoloso, eccetera. Sì, questo governo non piace questo,
l'obiettività mi dice che non posso trattare Israele da stato criminale perché la Russia si sta comportando come tale. E c'è una differenza, c'è poco da fare. E per quanto riguarda l'Iraq, le solite storie, credo sia stato il peggior errore di politica estera, il peggior crimine. Con dei crimini, con dei crimini commessi, però con crimini, crimini commessi che però, di cui nessuno rende conto, di cui nessuno chiede conto, però. Non è vero. Beh, insomma, Abu Ghraib li hanno presi, li hanno messi in galera per delle cose. I responsabili veri e propri politici, nessuno dice che ne so che Bush ha fatto che ha commesso dei crimini di guerra. Cioè, questo è il punto, dai. No, io non credo che Bush, Giuseppe, io non credo che Bush abbia commesso dei crimini di guerra. Io credo che Bush abbia commesso un crimine politico decidendo e raccontando balle per invadere l'Iraq, ok? E che abbia commesso un crimine politico ancora maggiore, ma non è un crimine di guerra. Non è stato distrutto. Però possiamo dire, tornando alla questione dell'Ucraina, poi torniamo, ti lascio. Comunque alla Meloni. Dai. Sì, torniamo alla Meloni. Allora, la Meloni, però, ha un atteggiamento molto, molto, molto chiaro a fianco dell'Ucraina. Molto filo, non puoi dire, certo. Molto filo Ucraina. Adesso sarà per una questione di. Mentre i suoi non è che poi nel passato si sono espressi così a favore, diciamo, dell'Ucraina, lei però ha una posizione molto ferma. Su questo non c'è dubbio. Su questo non è che si può negare. Allora, Meloni ha, siamo d'accordissimo. Ma Meloni ha una posizione molto ferma, i suoi alleati no, i suoi elettori no, metà del suo partito no, e negli atti mi pare che sia chiarissimo che la posizione molto ferma, e il resto del mondo se n'è accorto e lo sta segnalando, è una posizione ambigua e di facciata in cui cerca disperatamente di mantenere un minimo di decente faccia con la NATO perché ne ha bisogno. Io credo purtroppo che Giorgia non creda così tanto come dice al diritto degli ucraini di essere, perché se ci credesse, fammi finire, farebbe una battaglia ben più decisa, ne parlerebbe più frequentemente, avrebbe di dare fatto soldi. Il possibile c'è un ministro che insulta un nostro ministro a Parigi. No, che cazzo, dai, intanto bisogna dipendere da quello, i soldi, dipende da quello che dice la tua popolazione. Sta guerra è una guerra che purtroppo durerà. La Russia ha intenzioni imperialiste serie. Per esempio, Salvini lo definisci un filo putiniano, tu? Cioè, Salvini è filo putiniano di ferro? Salvini è peggio che filo putiniano, un uomo ipocrita, falso, venduto, cioè un uomo senza dignità. Venduto che intendi? Venduto a chi? Questo non si può dire venduto. Perché non si può dire? Ma venduto a chi? Cioè uno se si vende significa che viene comprato da qualcuno, Michele. Da chi è comprato? Se l'è comprato Putin, se l'è comprato la Russia? I rapporti politici di affratellamento, i viaggi in Crimea, i passaggi di soldi non sono stati provati, non sono stati provati. Non ho detto che c'è un passaggio di soldi, venduto non vuol dire solo che prendi i soldi. Ah, tu dici venduto politicamente. Che cazzo, venduto politicamente. No, volevo specificare. Senti, un'ultima cosa. Ci ha preso i soldi e ha preso i soldi, questo io non lo so, però mi sembra che la sottomissione, l'essersi venduto politicamente a un messaggio, a un programma politico assolutamente folle, sia palese. Allora, un'ultima cosa, ti voglio chiedere, che è questa, molto terra terra, però mi rispondi in un minuto se puoi. La Russia e i busti di Mussolini. Non te ne frega un cazzo, lo so, che la dei busti di Mussolini e della Russa. Però la Russia. Cazzi suoi. Però la Russa dice. Tu hai per busti me c'ha a ragione. Casa, Michele? E per me ha ragione. Hai busti a casa, uno mio. Professore? Uno mio, me l'ha fatto un amico, sì. Però posso dirti che la Russa che dice: quello è un busto di Mussolini che mi ha regalato mio padre, non vedo perché dovrei disfarmene. Alla fine c'ha un po' ragione. Cioè, la Russa per te è fascista? E che te ne frega? Infatti, ascolta, ma sì, perché la Russia è platealmente fascista, ma a me dei busti di la Russia frega meno di zero. Io sono molto presidente favore del Senato. Di parola, Giuseppe, prega niente, io sono assolutamente a favore della libertà di parola e di espressione. La più estesa, negli Stati Uniti, la dove più c'è estesa. Esattamente. Su questo io faccio una distinzione, a me interessano gli atti della Russia. A me interessa che la Russia stava con i picchiatori fascisti romani quando era quello giovane. Però che c'entra. A me la Russia quello c'entra, anche mi interessa, ripeto, a me interessano gli atti. Di valutazione politica della Russia non la do. Sì, ma non è che lo puoi definire fascista adesso la Russia. La Russia è uno che è nel gioco democratico da un sacco di anni, non è che è fascista, cioè, avrà ammirazione, ha avuto ammirazione per il fascismo, come tu magari di nuovo ti ripeto, vediamo se mi ascolti. Dell'ammirazione, delle opinioni della Russia, io sono sue e le dibatto, se vuole dibattere le sue opinioni, io le dibatto.
Mi interessa però valutare i suoi atti. Allora, che lui sia presente e organizzi la manifestazione in cui alcuni partecipanti alla manifestazione del servizio d'ordine ammazzano, se non sbaglio, ma 40 anni fa, ma 40 anni e fa. Chi se ne frega? A me ricordano ancora che quando avevo 17 anni stavo in Avanguardia Operaia. Appunto, avevo 17 anni e non ho fatto nulla. Non ho ammazzato nessuno, non ho picchiato nessuno, ma lui ha ammazzato qualcuno. Ma non è che lui ha fatto, cioè, il problema è che tu stavi con le suore, con i preti, stavi con Avanguardia Operaia. Com'era l'inno di Avanguardia Operaia? Stavo anche con i preti. L'inno. Tu sei troppo giovane, non ti ricordi? No, non c'era l'inno di Avanguardia Operaia. Quello tu hai messo l'inno di potere operaio. No, non c'era l'inno di Avanguardia Operaia. Se c'era, diciamo che non ero addentro alle cose sufficienti per saperlo. Devo lasciarti, amico mio, presto. Torna presto. Ci sentiamo fra dieci anni. No, prima, ciao. No. Giotto e il Novecento, la mostra al Marte di Rovere.